Amici del centro stampa Genga, buongiorno. 19 maggio, sono le 10:40. Documentiamo lo stato dei lavori qui sotto Gattuccio. Vi ricordate quando l'anno scorso c'era una ruspa col demolitore e una ruspa con la pala per fare i lavori? Adesso vi faccio vedere lo stato dei lavori. Qui è rimasto uguale, ci sono dei tubi, dei grandi tubi, penso che ci dovrà passare l'acqua sotto. Qui hanno fatto addirittura una strada per scendere giù, non so se servirà per il transito delle macchine, perché qui è previsto il senso unico. Si sente i lavori del demolitore. Stanno facendo i lavori, qui stanno facendo gli scavi addirittura, ha detto proibito avvicinarsi all'escavatore, ma chi dove sta l'escavatore? Le scarpate, materiale sui cigli. Andiamo a vedere da questa parte che è molto più interessante perché una volta c'era il fossetto e adesso vi faccio vedere quello che hanno combinato. Qui ci hanno messo un muro, non so a cosa serve. Boh. Ecco, camminiamo piano in modo che le immagini non si spostano più di tanto. Ecco lo stato del fossetto. Qui c'era una ricca vegetazione, ve la ricordate voi del posto? Ecco, questa è tutta la zona, lassù c'è la Sima, questo è il Colle di Valtriara. Qui ci hanno messo dei tubi, non so a cosa servono. Questo è il fossetto, non so se ve lo ricordate, era coperto dalla vegetazione. Qui adesso ci hanno messo dei grandi tubi, non so a cosa serviranno. Comunque il territorio in questa zona è deturpato, vedete? È tutto rovinato. Non so quante strade ci faranno, qui ci hanno fatto le stradelle, ci hanno fatto. Non lo so. Comunque qui. Adesso documentiamo lo stato dei lavori attuali, poi vedremo più avanti quello che verrà fuori, non lo so. Comunque lassù è il paese di Gattuccio, il mio paese, dove sono nato. Più lontano c'è Valgiuvola, il colle, il Sassone, la montagna di Valgiuvola. Ecco, ritorniamo un attimo qui dai grandi tubi, il fossetto, e con queste immagini penso di chiudere il video. Ci sentiamo presto, amici, perché vi documenterò sullo stato dei lavori e quello che succede. Qui la strada che porta a San Vittore. A presto!